We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Questa è la mia passamadre che vado a rinfrescare per prepararla per fare i grandi lievitati per il Natale, quindi un pandoro, un panettone. La devo mettere in forza e ora vediamo come. Allora, ho tolto la parte superiore e metto la parte centrale. Ora, se dovevo tenerla soltanto per riporla in frigo, avrei fatto una dose minore. Invece adesso procedo così perché vi faccio vedere che poi ne toglierò un pezzo. Quindi aggiusto il peso a 100, 150. Quindi ora tolgo la tara, aggiungo la metà in acqua, io mi tengo un pochino sotto del 50%, e poi ci aggiungo la farina. Io uso farina zero per il rinfresco. Per tornare ai lievitati, la pasta madre deve stare in forza, quindi bisogna rinfrescarla per 3 giorni tutti i giorni, e poi l'ultimo giorno che andiamo ad impastare per fare il pandoro, per dire, va rinfrescata 3 volte nello stesso giorno. Quindi ora che sto facendo? Io ho rinfrescato la mia pasta madre, però poi ne toglierò un pezzo, quindi non vado a rinfrescare di nuovo tutto il totale della mia pasta madre, ma bensì me ne tengo un pezzetto che vado a rinfrescare per 2-3 giorni tutti i giorni. Questo per evitare che ci sia troppo spreco, quindi troppi esuberi. Anche se con l'esubero possiamo tranquillamente fare il pane, purché non sia vecchio di qualche giorno, non sia troppo collassato. Ok, quindi mi sono preparata il barattolo grande che va in frigo e questo bicchiere che userò per mettere la parte che terrò da parte per rinfrescare tutti i giorni. Ne tengo 100 grammi, ma sono anche troppi per iniziare. Ok. E l'altro pezzo, eccolo qua, e questo pezzo lo rimetto tranquillamente nel barattolo, sono 250 grammi, anche questo è anche troppo. Questo è il pezzettino, ecco qua, lo infilo in questo bicchiere. Il barattolo lo copro con la pellicola e va in frigo, e questo invece a temperatura ambiente. Questo ora lo rinfrescherò tutti i giorni per 2, 3, 4 giorni fino a che non arrivo all'impasto, al giorno dell'impasto. Eccolo qua. Ora procedo ancora, quindi mi faccio 3 rinfreschi. Oggi ho deciso di fare il panettone e procedo per i 3 rinfreschi, quindi inizio la mattina, per dire alle 8, vedete com'è bella, rinfrescata tutti i giorni, già ha preso tanta forza. E quindi procedo, diciamo che inizio alle 8, aspetto le 4 ore quando lo vedo bello gonfio come adesso, mi faccio un altro rinfresco, quindi intorno a mezzogiorno, poi le 4, ancora, e quando è pronto alla sera procedo per l'impasto. Io qui adesso faccio vedere soltanto qualcosa, naturalmente. Io come vedete, quando rinfresco faccio tutto a mano, sono abituata così. Sì, lo so, c'è chi usa le fruste e l'impastatrice e altre cose, robottini, ma io ho fatto sempre così e continuo sempre così, procedo sempre
il rinfresco con le mani, anche perché ci vuole talmente poco che nemmeno a stare lì a sporcare attrezzi. Un'altra cosa che dicono, all'ultimo rinfresco, trovo sempre scritto sulle ricette che bisogna rinfrescare con la farina che si usa per il panettone, quindi la farina di forza. Io sinceramente questa cosa l'ho provata, però non sono rimasta soddisfatta. Quindi ho continuato a rinfrescare Cola Zero fino all'ultimo rinfresco. Questa è una vostra scelta, fate come volete, se i grandi maestri dicono così, magari hanno ragione, non lo so. Però io, la mia pasta madre, ho sempre rinfrescato Cola Zero e continuo anche per questi rinfreschi Cola Zero. Bene, spero di aver spiegato bene. Naturalmente questo è un mio modo, io ho pensato di fare così per evitare tanti sprechi, però se volete rinfrescate la vostra pasta madre per intero, ogni giorno potete farlo tranquillamente. Io così mi trovo bene, così mi lascio la mia cucciola in frigo tranquilla per i giorni, 3-4 giorni che deve stare, anche 5, e procedo con il pezzettino come avete visto. Bene amici, io vi ringrazio della visione e buon impasto a tutti.